Polifemo intende occuparci di medicina sinestetica, ossia quella branca della medicina che coinvolge i cinque sensi, che comporta una multisensorialità. Qui dinanzi a me abbiamo uno strumento che sembra misterioso, ma è un particolare, un casco, di cui il professor Pier Michele Mandrillo, docente universitario a contratto presso le università degli studi di Chieti, di Foggia e di Roma Tor Vergata, ci illustrerà il senso, il significato. Ci parlerà di medicina sinestetica, una branca che noi seguiremo attraverso il tour scientifico organizzato dal professor Mandrillo e dal suo staff. Grazie dottor Abbate, sì, vedete inquadrato il cosiddetto casco polisensoriale, una tecnologia da noi ideata, disegnata, brevettata, che vorremmo testare in questa straordinaria estate nel Grande Salento, proponendo un tour in quattro location diverse: in casa Albano Carrisi, a Cellino San Marco, presso la terrazza della piscina sulfurea delle terme di Santa Cesarea Terme, presso le storiche cantine Soloperto di Manduria e poi il 17 agosto aspettando la 50ª sagra del vino. Medicina sinestesica, questa nuova branca che parte proprio dagli studi realizzati da me a Taranto, ma anche dal dottor Fischetto a Brindisi e poi a Roma e a Teramo, una nuova branca della medicina sinestesica appunto, che stimola l'attivazione sinergica di tutti e cinque i sensi del nostro organismo per determinare uno stato di benessere, uno stato di liberazione delle endorfine contro quella che sarà dichiarata nel 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità prima causa di malattia al mondo, ovvero lo stress.